Namo Guru Je, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Guru Je, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Guru Je, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, नामो थ्रे राय संघे छोदन सुखी छोनामला छों छोब दूधनी खेसुचि दंगि जिस पैनाखी द्रोला पर छे संगे टू पार्शो तंगे छोदान छो नामला छों छोब दूधनी खेसुचि

उमा गुरु वज्र धारा सुमती मुनिषा शना कारमा उ शिव दर्व मुनि मुनि ओ मु साखिया मुनियो

Riprendendo gli argomenti per la meditazione, noi abbiamo visto nelle lezioni precedenti, negli ultimi due mesi, eh, l'aspetto della concentrazione, della presenza e principalmente eh, creare le condizioni favorevoli, l'ambiente del proprio luogo dove svolgiamo meditazione creando un ambiente tranquillo diciamo il nostro ambiente sacro per poi eh, svolgere la nostra attività spirituale di studio e meditazione dove ritroviamo anche un po' noi stessi quindi non è importante avere un tempio grande un posto grosso come questo centro ma nella propria nel proprio Intimo nella propria casa, nella propria situazione, nel proprio, proprio luogo sacro, dove ritroviamo la, le nostre integrità perché quando ci muoviamo, andiamo in giro, facciamo tante cose. Spesso veniamo assorbiti da tante cose e un po' c'è bisogno di ricaricare le nostre qualità, la nostra, la nostra pratica spirituale per incrementare. Il nostro stato positivo, quindi è importante creare l'ambiente dove troviamo il silenzio, la tranquillità, riprendiamo noi stessi, dimentichiamo tutto il fiume di cose che troviamo durante la giornata, durante la nostra, mm. i nostri movimenti quotidiani. E non è semplice per molte persone che magari non hanno una casa grande o comunque un, un posto dove. Eh, possono avere la propria intimità <ride> pensare a se stessi però è importante che crearlo comunque e progettarlo perché se non immaginiamo quello che vogliamo è un po' difficile ottenere le cose immaginiamo quello che eh, più ci fa bene per il nostro, il nostro sviluppo spirituale quindi creiamo la condizione l'ambiente nella nostra casa e poi creiamo anche l'ambiente con i rapporti delle persone che abbiamo intorno in modo che si crei più armonia possibile in base a quello che è la nostra crescita spirituale. Possiamo anche pilotare questa positività cercando di mediare con i problemi delle persone che abbiamo intorno risolvendoli o comunque trovando in modo... Di armonizzare il tutto, comunque non creare eh, le situazioni in cui i problemi sono più importanti delle cose belle che abbiamo vissuto. Spesso si pensa di più alle cose brutte o ce le <ride> continuiamo a ripetere, invece di pensare al positivo che abbiamo creato, a quello che abbiamo di, di bello e che possiamo incrementare anche. Quindi è molto importante il momento di. Eh, di pace, di, di silenzio con noi stessi. e Spesso eh, si, si, si consiglia anche di avere il momento per se stessi, di curarsi, di volersi bene, di, di amarsi un po'. Perché se si riesce a amare se stessi, si può anche tentare di amare gli altri. <ride> Quindi è molto importante avere questo spazio di, non, di, di dedicarlo, di considerarlo importante in modo di incrementare eh, il positivo e si comincia da se stessi perché mh, nella, nello yoga in particolar modo quando ci esercitiamo per la concentrazione la meditazione incominciamo a visualizzare il canale centrale e le nadi il mandala quando ci esercitiamo facciamo le meditazioni dello yoga naso o di varie tipologie di concentrazione, con le qualità della mente. La base comunque è la pace mentale, il silenzio e la serenità. C'è una buona base di, eh, di mancanza di preoccupazione, diciamo. Cosa che spesso le persone sono sempre qui che pensano ai problemi, quale problema ci sarà domani, se sarà come quello che è passato, o comunque il passato lo riversiamo come nel presente, come nel futuro. Insomma, noi tentiamo sempre di ripetere le stesse, le stesse cose nella propria mente in modo che rimane quasi una moviola di continuità sempre uguale di problemi che ci creiamo e che, e che manteniamo e per tutto il, nostro, eh, il resto della nostra vita quindi creare un taglio a queste preoccupazioni pensando a quello che noi veramente vogliamo per essere felici immaginandocela anche per quella felicità come la terra pura quando si medita e si visualizza noi stessi come un mandala che cos'è un mandala e che cos'è una terra pura cioè, noi immaginiamo di essere così, di essere un Buddha, quando facciamo la meditazione, per in questi giorni abbiamo fatto la meditazione del Buddha della medicina, la Macaroni dice, bene, ti visualizzi come Buddha della medicina, Ho fatto anche il paragone del mandala con la statua al centro del mandala, e fisicamente proprio per dare questa sensazione di essere un Buddha, di essere non, non solo... Un'immaginazione di quello che può essere raffigurativamente di un, un Buddha con una bella statua o una tanca, essere noi stessi, quella, quella cosa lì, essere così. E quindi il passaggio difficile lo vedo anche su me stessa. È, è facile sentirsi Maria Rosa Bersanetto, sentirsi non so, qualche cos'altro, oppure quello che diciamo è l'attributo che ti dà la società. Eh, madre di famiglia se uno è una madre di famiglia, oppure non so, banchiere se uno lavora in banca, oppure non so, la gente delle, se uno fa la gente delle tasse, c'è cioè questo marchio di qualche cosa, di funzione che noi abbiamo nella società. Ecco, l'ho detto un po' così a caso. Invece quello, quando noi eh, meditiamo, logicamente di essere un buddha, di avere l'universo interiore di un Buddha con i canali sottili, anche andando molto più nello specifico con il mandala, che sono proprio queste simbologie di, di interna della nostra saggezza potenziale che vogliamo risvegliare con la meditazione e col mantra. Quando noi siamo così, siamo nel, in un aspetto infinito in cui non c'è la condizione temporale, le condizioni temporali sono tutti i problemi, tutte le cose che ci capitano, tutto quello che eh, succede quando noi ci muoviamo eh, in modo ordinario come persone, in cui le persone ci salutano per nome, c'è la funzione che noi svolgiamo nella famiglia, madre, figlio o non so, eh, qualsiasi nonna <ride> o qualsiasi... Qualsiasi cosa che noi abbiamo come funzione nella società in cui c'è un, una classificazione di qualche tipo. Invece, noi quando entriamo nel nostro stato di, di meditazione, in cui ci alleniamo per diventare un Buddha, siamo in un'altra un dimensione, siamo in una condizione in cui ci alleniamo al senza tempo. Siamo un, ci alleniamo nel senza tempo, che è lo stato di saggezza. Che supera tutte le nostre, tutti i nostri ostacoli del, del, di, delle afflizioni mentali. L'ignoranza, l'attaccamento, odio, la gelosia. E questi veleni eh, sono al di là, sono l'opposto di quello che è lo stato di Buddha. Cioè, lavoriamo per creare il ribaltamento della nostra energia nel senso positivo, della saggezza. E quindi un lavoro di trasformazione è quello che facciamo. Trasformiamo la nostra energia che diventi amica, che eh, si liberi dalle ostruzioni mentali. E quindi quando entriamo nella nostra stanza di meditazione o nel nostro angolo di meditazione, o nel, in un gompa, un tempio, una chiesa o in qualsiasi luogo sacro, e se noi riusciamo a ricordarci che non siamo più quello che siamo, ma siamo qualcosa di, di diverso, che è universale, che noi cerchiamo questo aspetto universale che, che accomuna tutti, che siamo tutti nello stesso nella stessa tipo di, di volontà di essere felici, essere beati nello stato di saggezza universale diventiamo un'altra cosa diventiamo al di là di questi problemi e quindi è come se non, non fossero mai esistiti <ride> io questa sensazione di che un problema non è mai esistito l'ho avuto quando una cosa mia sensazione personale eh, qualche anno fa quando andavo a Milano a lezioni di canto andavo anche eh, a trovare il mio maestro la magancia in cui al Copella Magancia c'era la Pugia di Tara e poi dopo quindi andavo a fare la mia lezione, partivo da Belvedere in Lango, andavo a Milano, facevo la mia lezione, andavo al Copella Magancia, facevo la Pugia di Tara Bianca e poi tornavo a casa. Questo una volta alla settimana. E poi un giorno che sono andata a Milano che c'era eh, un evento più grosso, c'erano tanti monaci, erano fatto una situazione. Molto più estesa, molto più ricca di, di presenze di lama, di monaci. Eh, sono andata lì e c'era una gruppugia molto, molto ricca, molto ben forbita e avevo qualche problema che mi disturbava. Sono entrata lì, ho avuto l'impressione di aver sbalzato via completamente questi pensieri e non, come se non esistessero. Ed ero, con, ero felice perché sentivo questo sollievo in cui dicevo, ma guarda, queste cose, questo problema non esisteva, anche se si può risolvere o non si risolve, non importa perché comunque non esiste questo problema. È una sensazione forte che si può avere quando, quando uno entra in un ambiente in cui c'è molta positività, c'è un campo positivo. Energetico, cioè, si sta facendo qualcosa di, di, di forte, di importante, positivo, in cui le cose negative spariscono come se non fossero mai esistite. E questa sensazione l'avevo avuta allora e l'ho avuta anche in altre occasioni. Questa sensazione, che magari non so, un po', un po tesa, un po, un po' emozionata, così entri lì e <ride> sparisce tutto come se fosse un. Un, un imbroglio che mi ero fatta strada facendo, che comunque non, non era neanche il caso di, di che, che avvenisse. Ecco. E questo per dire che è probabile che noi spesso ci, ci massacriamo, di, ci torturiamo un po', di, ci grovegliamo su problemi o dolori ci grovegliamo anche dolori che sono già passati e che comunque continuiamo a rimuginare e creiamo ancora più dolore a noi stessi che possiamo eh, cercare di abbandonare. Perché se una cosa si può risolvere, la si risolve, se non si può risolvere bisogna comunque accettare e se, non si, se si potrà risolvere, si risolverà il giorno dopo oppure quando ci sono le circostanze. Quindi... È importante proprio lavorare su questa equanimità con noi stessi. Equanimità vuol dire avere visione equilibrata su quello che capita, il suo vero valore. E questo lo dico perché ci sto lavorando anch'io e ci continuo a lavorare perché comunque non è un fatto facile da, da realizzare però lavorandoci oggi lavorandoci domani alla fine le cose diventano sempre meno pesanti sempre più leggere al punto che poi la sofferenza sparirà e esisterà soltanto un bel mondo felice con tante persone che hanno tutto non cercano nulla è perché sono comunque con tutto come in una terra pura E siamo in questo mondo, quindi bisogna lavorarci molto e cercare di mediare con, con quello che si vede, con i grandi movimenti del mondo, di, di cose molto. È un momento veramente storico, molto, molto duro e sofferente. Forse c'è più inferno che, che benessere nel mondo, perché comunque probabilmente sì da, da come la statistica a occhio c'è più gente che soffre che più gente che sta bene in questo mondo è un sentiero del dharma è una persona che, che pratica il dharma nel sentiero mayana fa il voto del bodhisattva di voler aiutare gli altri chiaramente in cuor nostro ognuno cerca di fare del proprio meglio secondo la propria possibilità chiaramente L'intenzione di voler aiutare gli altri, se uno ce l'ha veramente, prima o poi succede qualcosa che può aiutare gli altri. Aiutare gli altri non vuol dire togliersi qualche cosa, spellarsi, dalle da, da, no. <ride> togliersi tutto perché se no rimango senza qualcosa. No, vuol dire eh, aiutare, vuol dire essere capaci di far qualcosa, Quello che, essere consapevoli di poter far qualcosa secondo le proprie possibilità. E questa possibilità può aumentare, può diventare sempre meglio. Si comincia con poche cose, evitando di avere attaccamento alle cose che tanto poi dovremmo lasciare, cioè cercare sempre, comunque dovremmo lasciare qualsiasi cosa. E quindi fare in modo che queste cose servano a qualcuno, possono essere di aiuto, che puoi condividere con gli altri, puoi aiutare qualcuno. E questo condividere aiutare qualcuno dà una grande soddisfazione quando vede che funziona perché dice cavolo, questa cosa serve veramente a qualcosa. E, però se non ci si pensa, non ci si ragione, si rimane un po' chiusi, come un po' imbottigliati nei telefonini a fare i whatsapp o comunque mandare gli auguri agli amici. Poi non diciamo ciao neanche per una volta per una telefonata: come stai? <ride> C'è il mancanza del contatto umano perché anche essere umani e dare il proprio affetto, comunque dire una parola a qualcuno può essere una cosa molto, molto importante per qualcuno. Ma il Natale dovrebbe essere questo, no? Vuoi stare un po' con gli altri, le persone con le quali vuoi bene, ti incontri, ci si fa gli auguri, non c'è caso di fare cose speciali, no? Sentirsi vicino. In questo periodo tutti sono nervosi, tutti corrono. E non hanno tempo di, di incontrarti perché hanno troppo da fare per Natale. E questo lo trovo veramente cioè così emblematico no? di questo periodo, come nella nostra società ormai questa festa è diventata una cosa che non ha più significato, almeno per tanti non ha significato che bisognerebbe avere. No? Ma, ehm, il Natale è sempre stato una festività in cui dovrebbe ehm, stimolare l'umanità, sì, l'aspetto umano della la persona, tipo aiutare, cioè, non so, almeno io ho sempre fatto delle, dei concerti per raccogliere fondi, per aiutare i bambini o comunque comunicare, sempre qualcosa, cioè, diciamo l'attività natalizia è quella di... Ricordarci di chi soffre, tipo so, i bollettini che mi mandano per, i, non so, per la ricerca di questo, poi i bambini che hanno, sì. hanno fame, allora tutti li raccolgo: cioè, 5, 10, 20, mando in qualche modo un aiuto, visto che lo chiedono, volentieri. Cioè, diciamo, a parte questo, proprio il fatto di eh, la gente ha bisogno di calore umano, certo. di sentirsi vicino, che comunque Io ci si vuole si bene. Scioli. Che non si è soli, ci si vuole bene, che possiamo vederci, possiamo stare insieme e che non, non sentirsi soli è molto importante per le persone. Sì. E... Invece secondo me è il periodo in cui tante persone si sentono più sole. E il fatto di sentirsi beh, è impossibile sentirsi solo neanche più sulla sperduta vetta dell'Himalaya, ti sicuro che l'essere umano è impossibile che possa stare da solo. No, perché siamo comunque interdipendenti, solo. abbiamo bisogno di qualche cosa, comunque anche solo il fatto che ci ha concepito la mamma e il papà, e che ci abbia curati abbiamo avuto bisogno di, di loro. E poi anche di tante cose, siamo dipendenti da tante cose per la vita. È quindi impossibile essere soli perché comunque c'è un collegamento sempre con qualcuno, perché comunque siamo interdipendenti, tutti gli esseri viventi sono interdipendenti, anche l'ambiente è tutto strettamente collegato. Quello che la persona che si sente sola è perché comunque non, non, ha, ha perso un contatto con la comunicazione e va aiutata questa persona. Si vuole essere aiutata. Beh, se no. si può, tutto non tutto, no. si, si fa se si può <ride> In, si con le persone. Legato. Noi possiamo lavorare su noi stessi, ma non sugli altri. Già. Possiamo massimo dare un aiuto se sì. vediamo che le persone chiedono un aiuto, ma non possiamo andare a modificare qualcuno. Cioè, possiamo modificare noi stessi fino a diventare un Buddha. Ecco. Possiamo fare tutto quello che che Possiamo fare su noi, ma non sugli altri è difficile perché, comunque, non, non dipende da, da noi. Dipende da tanti fattori che non abbiamo neanche idea cosa c'è dentro una persona. Ecco, e, almeno con un centro buddista, con tutto quello che ho visto, posso dire che le persone sono talmente varie <ride> e talmente imprevedibili nel loro interiore che non, non si può fare nessun progetto, a ah, quella persona chissà se farà questa cosa o quell'altra, vedi su, sull'andamento dei rapporti se c'è eh, la situazione per creare delle cose e si fanno. E, e, essere al servizio degli altri per dare quello che ti chiedono, sì, eh, quello che ti chiedono in modo chiaramente coerente <ride> con la pratica del Dharma, le informazioni, sicuramente sì, chiaramente quello è un è un dovere della persona che eh, vuole essere a disposizione e d'aiuto agli altri, eh, però non si può andare a disturbare <ride> come sono gli altri le loro scelte, le loro esperienze, perché comunque la vita è un'esperienza, un'esperienza che uno deve fare, deve comprendere. È una scuola di vita l'esistenza di cioè, noi deve fare certe e arrivare a certi risultati di evoluzione siamo sempre un po spinti in avanti per eh, progredire la vita stessa ci spinge, ci spinge in avanti non possiamo mai rimanere fermi nello stesso posto c'è sempre un po un input e questa scuola di vita ehm, è l'esperienza che facciamo ehm, ci porta poi a avere delle situazioni o migliori o peggiori. Quindi dipende molto dalle nostre scelte, da cosa decidiamo di fare nella nostra vita. Sicuramente le cose positive che noi cogliamo eh, ce le troveremo comunque. E anche le cose che, che non dovremo sperimentare per, per forza del karma. E, e quindi è, è molto, almeno è molto importante vedere cosa ci fa bene, cosa non ci fa male, in modo tale di creare uno stato di armonia, di, di equilibrio dentro di noi, in modo che le nostre scelte sono sempre più a favore della nostra felicità che non della sofferenza. e Spesso dice, ma, mh, si dice, ma ho fatto questa scelta, però poi dopo mi ha portato a quest'altra cosa, eh, questo ho sperimentato quest'altra che non va bene. Oppure ho litigato con questo, con quell'altro, devo ricominciare da capo. Eh, anche in questi casi in cui ci rendiamo conto che qualcosa è stato scelto male, è una lezione, è un'esperienza. Poi da quell'esperienza andiamo avanti, e ne faremo un'altra che ci porterà a fare delle scelte migliori. L'importante è cercare di non fare gli stessi errori, se incominciamo a ripetere sempre la stessa cosa, diventa un po' il gioco dell'oca. <ride> e quindi. E molto può fare attenzione con se stessi fare in modo di creare le condizioni più positive possibili e questo è proprio premesso il fatto che ehm, va bene fare meditazione è importante avere la motivazione sapere dove andiamo cosa qual è il nostro scopo e quindi diciamo anche se magari dobbiamo fare un lavoro non pensiamo a ah, come dura come come difficile ah, devo fare questo si pensa a quello che si vuole ottenere e si fa quello che si deve fare, proprio in modo obiettivo. È poco come una formazione al campione, con, nel senso che si vuole ottenere un risultato per ottenere un certo risultato bisogna fare un training, mantenere la strada, mantenere il percorso per ottenere un, un grandissimo risultato. Si, si pratica per diventare Buddha, per diventare illuminati, quindi è importante che mediamo con noi stessi e correggiamo le, 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 diciamo le, le debolezze, le cose che ci impediscono, comunque i ragionamenti li riconosciamo, facciamo questa meditazione analitica, perché si fa anche molto nel buddismo, si analizza la mente, poi magari andremo un po' a fondo su, sull'Amri, analizziamo i vari punti con dei testi. Perché questo aiuta poi a essere scaltri con noi stessi. Nella scuola di Lupa diventano professori, studiano vent'anni nell'università monastica, per ehm, col dibattito logico si analizza la mente in tutti i vari aspetti. Eh, abbiamo appena acquistato 37 testi di Lamazon Kappa in tibetano, 13 del 1400. Beh, ristampati al giorno d'oggi però in autentico li proprio di buon auspicio perché diventeremo scaltri come il nostro come il nostro capo scuola perché ehm, l'analisi di come è fatta la mente di quali sono i meccanismi che la mente ci, ci imbroglia è molto importante riconoscerlo riconoscere cosa fa si può vedere e nella, nella, nostra, nella nostra vita abbiamo chi più chi meno questo quell'altro difetto quell'altra cosa man mano che lavoriamo con questi difetti vediamo che ci mollano che lascia posto a uh, più saggezza che non facciamo più gli stessi errori le stesse, le stesse problematiche vediamo che si apre una finestra eh, nel nostro percorso quindi man mano lavorare con queste finestre riconoscerle con grande pazienza, la paramita della pazienza le perfezioni della mente una è proprio la, la pazienza, perseveranza, anche cioè, entusiastica, pazienza e perseveranza entusiastica. Per seguire in, nei punti della ricerca interiore, man mano andare, andando sempre più a fondo si, si scopre il nostro universo interiore, la nostra mente che, che è veramente immensa, che ha tantissime porte da aprire, tantissime possibilità, man mano ci liberiamo di quello che ci impedisce di aprire queste porte. Il sentiero tantrico, Vajrayana, e trasformare le proprie emozioni, trasformandole ripulendo dalle ostruzioni mentali. E quindi man mano che noi lavoriamo a livello yogico e visualizziamo lo stato puro della mente, della nostra qualità mentale, la trasformiamo. Succede che si apre una porta sempre, sempre di più, e la nostra visione diventa sempre più aperta, sempre più, più ampia, eh, proprio nella costanza della pratica. Se poi noi abbiamo anche la costanza di fare anche dei ritiri sugli argomenti, su tipo, si è fatto un ritiro internazionale con Lama Carolina sui guaritori supremi, sulle grandi madri raccogliendo anche i 100.000 mantra per ogni aspetto degli anni e delle grandi madri. Facendo così, qualcosa succede. Non è come facendo un grossissimo ritiro, come quando si sta, um, come i grandi yogi del tipo in cui stanno in una caverna finché diventano illuminati e volano in cielo. No, è proprio, si fa un'esperienza di, di un ritiro. E Si vede che, che si sta aprendo qualche cosina, che qualcosa succede, che si sta muovendo qualcosa, poi magari non lo vedi proprio subito. C'è qualcosa che, che si muove e che sta agendo e che sta comunque lavorando anche dopo, <ride> anche dopo che è finito il tempo di aver fatto questa pratica. C'è sempre qualcosa che si muove, che, che ti è in favore, e man mano ti, la mente gli va anche dietro, ecco, molla un po' la presa della, delle questioni di conflittuali. Ecco. Man mano molla, 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 e poi succederà poi il miracolo: alla fine, dopo il lungo percorso, non si sa quando, che arriveremo alla meta. A me piace molto parlare a ruota libera, se sei visto. <ride> Però eh, eh, qualche volta ascolto anche cosa ho detto. <ride> Poi c'ho beh, è meglio studiare ancora un po' così magari il mio ruota libera non dico delle cose che magari qualcuno... Ah, oh, hai visto che hai detto una cosa sbagliata? No, comunque, su questo che dell'esperienza <ride> è molto importante fare esperienza. Non si, può, non si può mettere un altro al posto nostro, non si può neanche agire sulle scelte degli altri. Si può collaborare, aiutare. Se qualcuno chiede qualcosa, perché e, non, non si inconverte nessuno, perché con tutti quanti noi abbiamo un percorso. E non abbiamo idea di che cosa succede nella mente di un altro, e in cuor nostro possiamo dire: Beh, questa persona ha bisogno di mangiare, gli do un piatto di minestra, questa persona ha bisogno di una parola di conforto, gli do una parola di conforto, questa persona ha bisogno di essere abbracciata perché si sente, si sente con mancanza di affetto all'abbraccio. Sento una parola dire: Buon Natale! <ride> telefono, dico Buon Natale. Meglio che non il WhatsApp, il no, pupazzino. Sì, sì, sì. È un po'... Sì, per quello lo penso anch'io. Infatti io non uso più WhatsApp se voglio comunicare con le persone per dirgli ci sono, sono vicina, ti penso. Io telefono, non riesco a usare WhatsApp. Perché WhatsApp può andare bene. Certe cose, ma come dici tu in altri, è meglio esserci, sentire la voce, ecco. almeno sentire la voce della persona se non ci si può incontrare fisicamente? Ecco. Sì, ecco quello che insisto: un po' di, di essere più umani possibile con tutti, mm. anche quando non siamo tanto pazienti, ma trovarci comunque il fatto di fare. Meditazione di lasciare spazio di non essere così sempre troppo occupati perché lo spazio è creatività, si, si, ci si viene a contatto con qualcosa di, di, di più profondo, di più al di là di tutto quello che c'è intorno. Se ci facciamo prendere tutto quello che c'è intorno da tutti i rotocalchi, da tutto quello che è la gente. <coughs> dalle chiacchiere, dal rumore, diventa che non abbiamo più spazio per noi stessi. E questo spazio va, va coltivato perché siamo in compagnia in fondo. La solitudine è perché comunque non abbiamo contatto con noi stessi, se riusciamo a avere questo, questo contatto ci arricchiamo e questa ricchezza ci sente pieni e questa pienezza può dare, ci può dare la possibilità di dare agli altri. È molto importante stare con se stessi e sentire il silenzio e la ricchezza del silenzio. Che, nel senso che il rumore stare distaccati dal rumore, dal frastuono che stordisce, che non ci permette di avere spazio. A volte c'è anche il silenzio, fa paura. A... A molta gente essere... vive con la, la radio continuamente accesa, <ride> con la televisione, se no non dormo, così, con la... sono delle problematiche di, esistenziali, psicologiche. Ma come riescono che riescono a stare zitti, cioè devono sapere dire qualcosa, il silenzio li raffastiglia magari, no? Ma in tal caso bisogna lavorare un po' a livello psicologico, comprendere quali sono le, le problematiche interiori e risolverle possibilmente. Perché comunque il rumore crea stordimento, stordisce non fa vedere più se stessi. Bene, allora noi adesso facciamo una bella meditazione per chiudere il nostro incontro, ne abbiamo parlato di cose molto importanti. E c'è anche la base dello yoga in fondo, yoga vuol dire unione, dice yug, unione vuol dire sentire l'insieme di noi stessi e l'universo, che siamo una cosa unica, unione con la natura in, in, in contestazione della mancanza di violenza, ma ci si, si, si sente in armonia con il tutto e si è... Eh, in equilibrio con se stessi, con l'ambiente, in, in automatico viene la mancanza di violenza perché siamo in un flusso di pace. E cosa che eh, abbiamo fatto un convegno sulla cultura della pace, nel cambio di, 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 di idee, di di attività domenica molto molto bella, molto interessante, perché si sono scoperte tante cose veramente aggreganti e da poter sviluppare anche nel, nel futuro, possibilmente perché comunque ci sono tante cose belle che si stanno esprimendo. E proprio il fatto di creare armonia e la cultura della pace si crea con se stessi. Con, creando questa unione con se stessi subentrano anche tutte le altre qualità che sono comunque co correlate, non sono distaccate dal nostro insieme. Ai, mi sa <ride> bene. Allora, direi di fare una, una meditazione sul respiro, sul canale centrale e, su, e sui cinque elementi, sull'equilibrio dei cinque elementi. E osserviamo il nostro corpo come fatto di puro cristallo. La nostra condizione ordinaria si dissolve in luce. Prendiamo la forma di Guru Buddha della medicina di colore blu. Nella mano destra c'è il frutto di Mirabolano. Nella mano sinistra un'ampolla, una ciotola piena di amrita, di nettere. Grobutta è seduto su un fiore di loto con quattro petali su un disco lunare, un disco di luna piena. Sul petalo di destra c'è la divinità elemento terra, un gelma, di colore giallo. Sul petalo posteriore c'è la divinità del fuoco, madre gelma, di colore rosso. A sinistra c'è la divinità dell'elemento eh, vento di colore verde, Orghelma. Di fronte c'è la divinità dell'acqua, dell'elemento acqua di colore bianco, Trucellotro. Le quattro elementi sono in, sui petali del loto accentoci il guru Buddha che rappresenta anche lo spazio. Visualizziamo il nostro canale centrale come un tubo luminoso al neo che si espande, porta le offerte a tutti gli esseri illuminati, agli aria. E purifica gli esseri senzienti dalle sofferenze del sansare trasformandoli a loro volta dei Buddha. Questa luce ritorna all'interno del nostro canale centrale di nuovo diventando ancora più luminoso. Al cuore c'è un disco lunare. Con sopra la lettera Um di colore blu, con intorno il, il mantra del Guru Buddha della Medicina, recitando il mantra di Guru Buddha della Medicina, emaniamo energia pura. I raggi luminosi in tutte le direzioni, anche tanti piccoli Buddha che eliminano le sofferenze del Samsara, fanno offerta agli esseri illuminati e creano le condizioni positive affinché possano essere risolte qualsiasi forma di sofferenza. Immaginiamo così, mentre tutti gli esseri senzienti hanno questo lavaggio di energia positiva e di rigenerazione. ta om begatse begatse maha begatse begatse raja samungate bengatzaesuwa

Raja samungate bengatsa yesua Tayata om begatse begat Maha begatse sa, begat sa. Raja samungate bengatsa esoa Tayata om begatse begatse हागा से बेगा से राजा शामू गाते बेगा महाेगा बेगा से राजा सामू गाते बंगे सोआया Tahum begatse begatse, maha begatse begatse, raja samungate bengatse soa. Taya tahum begatse begatse,

तायाता ऊ बेगा बेगा से महागा बेगा से राजो गे बेगा तयाता ऊ बेगा बेगा से महा बेगा राजा सामो गाते सोआ सुाता ओ बेगा बेगा महा बेगा बेगा से राजा सामू गाते बेगासाय सोआ तयाता ओ बेगा बेगा से हागा से बेगा से राजा सामू गाते बेगाचाए सोआयाँ बेगा से बेगा से महा राजा सामू गाते बेगा चे तयाता ओ बेगा से बेगा से महागा से बेगागा राजा सामू गाते बेगा सोआ तयाता ओ बेगा बेगा से महा राजा सामू गाते बेगा सोआ ओ बेगासे बेगा से बेगासे राजा सामू गाते बेगे सोआ बेगासे बेगासे राजा सामू गाते बंगजाय सु I raggi di luce hanno completamente eliminato le interferenze, le sofferenze di tutti gli esseri senzienti, hanno rigenerato le cose positive nel mondo, in tutto l'universo. Immaginiamo che tutta questa grande energia abbia completamente fatto il loro compito, abbia completamente svolto il beneficio di tutti gli esseri. Guru Buddha, contento della nostra pratica, viene sul nostro capo, entra nel canale centrale, viene a depositarsi al centro del nostro cuore. Rimaniamo così inseparabili con le stesse qualità di Guru Buddha. Ora in avanti avremo sempre... Guru Buddha come compagno e amico spirituale che ci seguirà e ci condurrà nella nostra pratica e nel nostro sentiero. Non saremo mai più soli. Dedichiamo affinché possiamo realmente un giorno diventare Guru Buddha e anche avere la capacità del Guru Buddha della medicina di risolvere le malattie del nostro corpo, parole e mente, e anche quelle di tutti gli esseri senzienti, incrementando la nostra saggezza. ཁསྲ 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 del lepe concio sun ghinghilo, concio sun no druso, concio sun chitaci. All'alba al tramonto, la notte durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci a tenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Bene. Grazie.